Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Oggi andremo a scoprire insieme le caratteristiche di una razza con un carattere particolarmente forte, come lo Jack Terrier. Prima di iniziare però, ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un bel like. In questo modo aiuterai il canale a crescere e te ne saremo davvero grati. Il Jack Terrier è una razza di origini tedesche, come suggerisce il nome. Nasce come cane da caccia soprattutto da tana e da circa. Tuttavia, attualmente viene apprezzato anche come cane da compagnia. È un cane tanto intelligente, quanto allo stesso tempo testardo. Al termine della Prima Guerra Mondiale, alcuni appassionati cacciatori tedeschi partirono da una cucciolata di Fox Terrier, di colore nero, per iniziare la selezione di questa razza, con l'intento di creare un terrier migliore di quello britannico. Il suo nome, Deutscher Jack Terrier, infatti, significa letteralmente terrier tedesco da caccia. In Italia è oggi una razza ancora molto poco conosciuta. Il carattere di questo cane è estremamente vivace, agile e attento. Sarà molto semplice addestrarlo. Con la sua famiglia dimostrerà fedeltà e lealtà, restando comunque un cane indipendente. Lo Jack Terrier è un cane di taglia piccola, caratterizzato da struttura solida e robusta ma ben equilibrata. L'altezza prevista dallo standard della razza oscilla tra i 33 e i 40 cm, sia per gli esemplari maschi che per quelli femminili. Il peso invece può variare dai 9 ai 10 kg per i maschi, mentre per quanto riguarda il peso delle femmine esso oscilla tra i 7 e gli 8 kg. Il pelo può essere sia lungo che corto, ruvido al tatto e molto fitto. Per quanto riguarda il colore è principalmente nero, ma ci possono essere comunque delle varianti, che possono andare dal grigio fino ad arrivare ad un marroncino scuro. A volte la razza presenta delle macchie di color bianco sul torace. La perdita di pelo è moderata, per cui non è necessario spazzolarlo troppo frequentemente. Come abbiamo detto, questa razza è molto vivace e testarda, che tenderà a difendere lealmente il proprio nucleo familiare e sarà molto attaccato al proprio padrone. È comunque un cane adatto ad un padrone energico, proprio come lui. Ha bisogno di fare molto esercizio, non è di certo una razza da salotto. Con gli anziani bambini potrebbe essere non particolarmente tollerante, ma ricordiamoci sempre che ogni cane ha il proprio carattere e che la socializzazione nei primi mesi di vita è essenziale. Con gli estranei mostra una personalità molto diffidente, data dalla sua indole da cane da guardia. Purtroppo uno dei suoi difetti è che molto spesso non va d'accordo con gli altri cani, mostrando sempre un atteggiamento aggressivo, cercando sempre di stabilire la sua supremazia sugli altri. Essendo un cane molto intelligente, ma allo stesso tempo estremamente testardo, non è assolutamente consigliato come primo cane. Anzi, è adatto a padroni che abbiano già avuto terrier e che abbiano una mano ferma. Insomma, non è un cane per tutti. Il Jack Terrier è una razza con un'aspettativa di vita dagli 11 ai 14 anni, che gode di un'ottima salute generale. Oltre alle malattie che tutti i cani possono manifestare, potrebbe soffrire di lussazione del cristallino o della rottura del legamento crociato. Nel video di oggi ho scoperto le caratteristiche e qualche curiosità su una razza intelligente, vivace, ma anche un po' testarda come quella dello Jack Terrier. Prima di scegliere il tuo amico a quattro zampe, vi invitiamo caldamente ad informarvi sulla storia e sulle esigenze di questa razza e di rivolgervi ad un addestratore che saprà sicuramente consigliarvi al meglio. Se questo video ti è piaciuto, ricordati di iscriverti al canale e commenta questo video scrivendo la prossima razza che vorresti vedere. Saremo felici di pubblicare altri video sull'argomento. Per oggi è tutto. Se hai imparato qualcosa di nuovo e ti è piaciuto questo video, lascia un bel mi piace per supportare il canale, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato per le prossime pubblicazioni. Da Mondo Cane è tutto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!